Le opere incidono a livello della conservazione della rete Natura 2000. Abbiamo la valutazione di impatto ambientale, ugualmente in questo caso c'è una differenza se la valutazione di impatto ambientale viene fatta dovunque, mentre invece la VINCA, la valutazione di incidenza, si fa espressamente per questi siti. Abbiamo ancora la direttiva sulla responsabilità ambientale in maniera di prevenzione e riparazione del danno ambientale. Ancora la tutela penale dell'ambiente, cioè adesso il discorso di contribuire negativamente su determinate specie ha un risvolto penale. Oppure ho la necessità di fare opere di compensazione che vado a ricostruire ciò che ho distrutto perché lì dovevo assolutamente costruire, cioè dovevo agire, e allora a questo punto devo compensare in un'altra situazione in maniera da ricostruire. Cioè abbiamo, o c'è la direttiva sull'acqua, la famosa 62.000, che nel 2015 dovrebbe darci lo stato ecologico buono per tutti i nostri fiumi, compreso ciò che scorre, il Valborago per esempio, o che scorre in maniera sotterranea, perché non rifletto soltanto le acque superficiali ma anche alle acque sotterranee. Cioè abbiamo che tutto il complesso della normativa europea e italiana è in funzione della salvaguardia delle zone speciali di conservazione, ma inizialmente è indispensabile i piani di gestione, che poi non sono immutabili ma dovrebbero essere di volta in volta rivisti, ciò che noi non abbiamo ancora. Poi torneremo in conclusione sulla mancanza dei piani di gestione perché è il punto dolente del ciclo. L'introduzione è un'introduzione del nostro libro, c'è cioè un inquadramento geologico che è stata fatta da Guido Gonzato e chiamo anche lui un po' a parlarci dell'interessantissima geologia del Vaio Gallina e del Vaio Corallo. Buonasera. Fosse possibile istituire un sito di interesse geologico, sicuramente la mia prima proposta sarebbe la Val Gallina, la Valle d'Aosta in generale. È veramente incredibile, trovo sempre incredibile come la provincia di Verona contenga una serie fantastica, una serie rarissima di particolarità geologiche, archeologiche, naturalistiche in senso lato. Ora, per quanto riguarda la Val Gallina, si vede solo lì, io la chiamo la piccola Volca, nel senso che così come a Volca ci sono delle particolari condizioni stratigrafiche e paleontologiche, anche ad Avisa ci sono delle particolari condizioni stratigrafiche visibili solo lì. Mi spiego, chi prendesse una carta geologica della provincia di Verona e provasse a guardare come sono segnati i terreni dell'Eocene, che sono poi i terreni che vengono in affioramento ad Avisa, vedrebbe una bella chiazza marrone, che comprende anche Volca, peraltro, perché non si distingue granché. Vabbè, Eocene veronese, uno poi va in giro e lo vede con due forti eccezioni che sono appunto Volca e la Val d'Avisa. Se ne va un po' in giro e lo vede uguale un po' dappertutto. Calcare nummulitici è riportato nella carta geologica. Ed effettivamente per la buona parte della provincia di Verona l'Eocene è così rappresentato, calcare nummulitici. Invece in Val d'Avisa si vedono delle cose fantastiche, almeno per chi ha la sensibilità come i geologi hanno. Ivo Michele ha portato lì come immagine il fossile probabilmente più tipico. Lo Schizaster, che è un tipo di un'archeaci, forse quello lì, è un echinoide irregolare che è il macrofossile più comunemente rinvenibile, oltre ai cumuliti. Ieri mi sono fatto il mio solito giretto di quando c'è tempo, andate a vedere le bancate a cumuliti, dalle parti di Calzarega, anche per vedere com'è lo stato dei sentieri. Ora, non so se è scritto abbastanza in piccolo. Questa che vedete a destra è la stratigrafia, cioè uno si immagina di vedere un versante che
delle margherine dove affiorino tutte le rocce, non è esattamente così, però gli affioramenti ci sono e sono ben visibili. Le scritte sono in piccole, purtroppo, spero che dietro si riesca a vedere. Voi vedete nelle file indietro, riuscite a vedere che in basso c'è scritto Scaglia Rossa? Ecco, allora, noi possiamo vedere, partendo dal basso, anzi, possiamo vedere, potevamo vedere, perché l'ultima volta che ho provato ad andarci c'era un rovetto tale che non sono riuscito a rivedere l'affioramento. Comunque, nella parte bassa della margherina affiorano gli ultimi metri di Scaglia Rossa, che sarebbe poi la roccia. Alcuni di voi conoscono come la stame, quella che viene estratta per le cave di lastre dalle parti di Santa Maddalena, fosse, blu, eccetera. E si vede quella cosa notevole che è il passaggio tra il Mesozoico e il Cenozoico. Tutti quanti avrete nelle orecchie, non c'è documentario naturalistico, geologico che non parli di queste cose qua, del famoso meteorite che avrebbe colpito la Terra, noi Yucatan in particolare hanno trovato questo cratere sepolto che potrebbe essere quello che resta. Molto bene, esistono dei posti al mondo, è interessante che proprio a Gubbio in Italia sia stato trovato per la prima volta, si vede anche qua da noi, il punto dove cessa all'improvviso la Scaglia Rossa Cretacica e sopra ci sono un paio di metri di casino. Questo casino, che è stato ben studiato da Malerga, c'è una pubblicazione, comprende degli anagrammi, cioè comprende una situazione in cui è successo qualche cosa di mancata deposizione. Manca tutto un intero periodo geologico chiamato Paleocene in mezzo, o meglio, è presente soltanto come... Vedete quelle pezzi, questo è chiedere troppo. Nella Scaglia Rossa ho disegnato alcuni buchetti che vanno in giù. Si trovano alcune tracce di bioturbazione, cioè tane fatte da animali marini, che si trovano riempite di sedimento paleocenico. È l'unico esempio di sedimento paleocenico nella provincia di Verona, non soltanto lì. Ed eventualmente dove anche fossero visibili altri affioramenti del limite Cappadi, del limite Cretaceo Terziario. Segue la pietra marina. Ora, purtroppo, a differenza di altre formazioni veronesi, Rosso Monitico, ex Giacone, che ora si chiama Maionica o Scaglia Variegata, non c'è una formazione geologica vera e propria, non è mai stata formalizzata. Diciamo che è stata in maniera informale e divisa in due grosse parti, chiamata pietra gallina la parte inferiore, pietra gallina perché questo è il nome commerciale con cui veniva estratta, no? E mentre la parte superiore è stata chiamata in generale calcari numulitici. Andrebbero chiamati calcari a discussibiline, più che altro perché i numuliti sono meno importanti rispetto ad altri foraminiferi. Vabbè, la parte inferiore della formazione, tra virgolette, di Avesa, sono calcari bacinari, cioè sono calcari che sono formati in ambienti di mare profondo. Lo sappiamo dalla tessitura del sedimento, lo sappiamo da una serie spettacolare di strutture che ci troviamo dentro. E quanto avete sentito è soltanto una parte della conferenza per la presentazione del libro sul Vaglio Galina e Vaglio Borago delle WWF di Verona, in collaborazione con il CSV Verona. Inoltre, la Costituzione della Repubblica Italiana nei principi fondamentali, nell'articolo 9, recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione». Nel Vaglio Galina, fra l'altro, c'è anche Villa Guardini, che si può inserire a tutti gli effetti parte anche del patrimonio artistico della zona. Informazioni più dettagliate potrete ottenerle dal libro pubblicato dalle WWF di Verona sul Vaglio Galina e il Vaglio Borago. Ti piace quanto ha fatto il WWF di Verona per il Vaglio Galina? Beh, allora sostieni il WWF di Verona. Iscriviti alle WWF di Verona.